Mister Principali, altra sconfitta 3-1 stavolta in casa col Montebelluna. Tuo commento su questa gara complicata, difficile? Abbiamo dimostrato che abbiamo dei grossi problemi mentali, cioè è innegabile. Non può essere che si giochi la partita, si va avanti su comunque un gol fortunoso, una situazione fortunata, però sei avanti per qualche minuto, costruisci anche le palle gol per andare sul 2-0, perché è innegabile, insomma, che su errori avversari qualcosa abbiamo creato. Come le cose non vanno bene, come prendi un gol o c'è una situazione negativa, la squadra si scioglie come neve al sole e non riesce più a trovare il bandolo della matassa. Questo è innegabile, perché una partita del genere che si mette bene, sei vicino al raddoppio, la giochi tutto sommato anche discretamente, non bene perché bene per me è altro, ma discretamente, non rischi niente, prendi un gol e lì è come se la nostra partita finisse. Questo dimostra che in questo momento la squadra ha un problema con la testa, ha la paura di giocare e se le cose vanno male la vivono male, non riescono a reagire. Noi proviamo in tutti i modi, io per primo a fargli capire che poi può succedere l'evento contrario, ma si continua perché, ripeto, fino anche al primo gol alcune cose positive c'erano state. Allora succede qualcosa di negativo, si continua a fare quello che si stava facendo 30 secondi prima. Invece non è così, invece non è così, e poi dopo diventa tutto più difficile. Da giocatore prima e poi anche da allenatore ne avrei viste di queste situazioni. Come si può uscire? È molto difficile perché l'allenatore in primis deve trovare una soluzione, ma è anche vero che deve essere la testa dei giocatori, cioè sono loro comunque gli artefici poi di quello che succede la domenica, no? L'allenatore durante la settimana cerca anche di stimolarli, bastone carota, quello sono situazioni che poi ognuno prende, no? Per cercare di uscire da situazioni del genere, però è nella loro testa, no? Il problema, secondo me, è che loro sono anche consapevoli di questo, perché ne abbiamo parlato e loro lo sanno, dicono in questo momento se ci gira male poi ci buttiamo giù. Dal mio punto di vista, gliel'ho detto anche a loro, dovrebbe essere un vantaggio perché sai qual è il tuo limite, quindi dovresti avere la soluzione, no? E invece no, no, non si riesce a trovare. Da parte mia, questa settimana dopo la sconfitta di Sedico, abbiamo lavorato anche proprio sulla testa, sull'aspetto della testa dei ragazzi. Non è bastato, bisogna trovare noi una soluzione, ma devono essere loro anche recettivi da questo punto di vista. Noi avevamo delle certezze prima, fino alla partita con la Clodiense, sia di modulo che di giocatori, di certezze. Non avevamo fatto tre pareggi, ma bene, cioè una squadra presente. Prestazione c'era, certo. Le prestazioni senza rischiare quasi mai, o comunque avevamo rischiato ho preso gol su errori individuali, ma la squadra c'era. Da Chioggia le cose sono cambiate. Abbiamo perso anche quelle certezze che stavamo costruendo, allora adesso bisogna riresettare anche questo e ritrovare certezze, che sia di modulo, di giocatori, quello spetta a me. Però ripeto, oggi siamo andati a giocare con lo stesso modulo che aveva dato dei frutti nelle prime tre partite a livello proprio di gioco e di Poi l'ha prestazioni. cambiato anche nel E secondo tempo. dopo nel secondo tempo ho provato a cambiare perché comunque nel momento in cui noi abbiamo preso gol, quelle certezze sono venute a meno. Allora ho provato a cambiare ancora, però non siamo riusciti a uscire da questa situazione. L'ultima domanda, mister, l'ho chiesto anche ad Agostini prima, incidono anche le assenze e i problemi di formazione che hai dovuti non a questioni Ma tecniche, immagino. allora, è chiaro che avere più scelte anche dalla panchina ti dà la possibilità di cambiare, soprattutto nei momenti di difficoltà, però non possiamo star lì ad attaccarci a assenze, perché bene o male 11 giocatori si trovano sempre, e 11 giocatori non mettendo più quote di quelle che
che normalmente si mettono, no? Per cui giochi con lo stesso numero di giocatori vecchi e con lo stesso numero di giocatori giovani. A me non piace star lì a recriminare sulle assenze, perché i giocatori che ci sono stati presi per fare un determinato campionato e quindi sono stati messi a disposizione pensando che potessero giocare tutti, che siano tutti dei titolari, e io vorrei pensare così, quindi che metto in campo, dico, non so, Tonelli o Burato che non c'è perché è a casa, non dovrebbe cambiare, dal mio punto di vista non cambia, ma non cambia perché è una questione di testa, non è una questione di qualità o cose del genere. Grazie.